Ciao ragazze, ciao ragazzi, guardate chi c'è qui con me. Ciao Giulia. Come sempre quando c'è Giulia con me vuol dire che stiamo per registrare uno dei miei soliti video assurdi, perché lei mi aiuta sempre in queste mie idee, appunto, allucinanti. Assurdi. Ormai mi tocca. Ormai sei abituata. Oggi mi sono messa in testa di andare da Kiko, vediamo se ci lasceranno filmare da Kiko, altrimenti cambieremo store. Mi sono messa in testa di filmarmi mentre compro da Kiko, però bendata. Quindi comprerò quello che io penso sia fondotinta, correttore per una full face di make up, ok? Poi torneremo a casa e i prodotti che ho scelto come correttore, rossetto eccetera, li userò per truccarmi. Solo che magari al posto di comprare un correttore comprerò, che ne so, un rossetto liquido e lo dovrò usare come correttore. Quindi potrebbe essere anche una bella disgrazia questo video. Eccolo qua lo store Kiko, ragazzi. Abbiamo chiesto il permesso di filmare, adesso vediamo che cosa ci dicono, vediamo, speriamo di poterlo fare. Purtroppo da Kiko ci hanno detto di no. Cioè ci hanno detto che avrebbero dovuto chiedere, ma in realtà la risposta sarebbe arrivata dopo troppo tempo da quanto abbiamo capito, e quindi niente da fare. E adesso stiamo andando allo store Wycon, dove non dovrebbero esserci problemi perché conosco le ragazze di Milano della sede della Wycon, anzi di Napoli in realtà, della sede della Wycon, quindi mi hanno detto che si può fare senza problemi e che avrebbero avvisato loro, quindi qui dovremmo poter andare sul sicuro, speriamo. Siamo da Wycon, ragazzi, guardate che meraviglia lo store di Trieste. Siamo da Wycon, siamo pronti. Ok, andiamo a prendere innanzitutto direi uno di quei cestini dove poi metteremo il nostro malloppo. Siamo già pronti con la benda. Aiuto. Ok, let's go. Ok, giuro che non si vede niente. Oh no, abbastanza bene. Giuro che non si vede niente, ok. Quanti sono? 3. Nicola. È vero? Sì. No. Giuro che non l'ho visto. Imbroglione. Giuro non ho visto niente. Imbroglione. Puoi andare avanti. Puoi andare avanti. Ecco, sei arrivata davanti allo stand. Allora, forse ho trovato un fondotinta. Vuoi che ti rispondo? O faccio la cattiva e non ti dico niente? Non dirmi niente. Io prendo questo intanto, che sarà il tester, penso, poi mi dovranno sì, dare quello. Sì, quello, beh, sì, no, prendi il tester. Adesso, intanto prendiamo questo. Mi serve correttore. Chissà se trovo un primer. Ci sono i primer Wycon? Primer viso, ce li hai? Sento una voce, non so dove. Sono qui. primer viso, ce li hai tutti qua? Ah, vabbè. non dirmelo. Ah, non posso? Però okay. Ci sono. Sì, esatto. Okay. Eccolo, mi sento che questo è un primer. Sì. Okay. Non so che tipo di primer sia, grazie per la soffiata. Non so che tonalità hai preso. Perché ci sono le tonalità? Boh, allora siamo fregati. Allora poi sì, tra l'altro ci sono anche quei verdi aranci, non solo quei colori. Allora, cosa sarà questo? Secondo me è un altro fondotinta. Cercando una roba che potrebbe essere un colore. Sì, hai detto ce l'ha. Allora, oddio. Oddio. Ho toccato qualcosa di cremoso. Okay, eh beh, sì. Da mancare. Ok. Un fondotinta in crema. Sì. Quelli secondo me erano ancora fondotinta compatti in crema. Cosa stai toccando? Non so. Un blush? Sembra piccolino, però se no. Non so che cosa sia, penso che sia un blush. Yes. Se ti serve il blush e pensi che è un blush, prendi il blush. Da come stai parlando, penso che non sia un blush. Una terra, io lo prendo il blush. Ho deciso. Allora, blush, questo per Nicole blush, ok. Beh. Correttori. Secondo me sono correttori. Secondo me questo è un correttore. Oppure potrebbe essere dal tubetto anche un primer. Tipo per gli occhi. Concealer qui. Ragazzi, secondo me. Concealer here. Sento, ok. Sento parlare di concealer here. Forse lo vedo. No, però mostra cos'è il correttore, secondo te. Questo è il correttore, esatto? Penso che questo sia un correttore. Cosa può essere? Un blush liquido? Ho un correttore o un primer occhi? Che piccolino per essere un primer viso. Poi secondo me è un correttore. Allora adesso ci serve la cipria. Ho trovato una cipria. Tu pensi che è cipria? Prendi la cipria. Perché suocio? Che tanto non vedo niente. Cioè, sta mania di toccare suociare in realtà. Non lo so, potrebbe essere questa? Aspetta, ce ne sono diverse qua accanto. Oh sì, ce ne sono diverse. No. Secondo me sono cipria o blush. Non possono essere cipria, blush o terre. Una delle due. Cavolo, non hanno profumo. Vabbè, allora io prendo questa e sì, prendo una cipria. Yes. Cos'è una terra? Okay. Oddio, no, aspetta, c'è un doppio comparto. Secondo me è una cipria. Ok, quella è una cipria.
Allora adesso Blush abbiamo preso, ci siamo una terra. Sperando che se adesso ho preso la terra, magari dopo prendo il cipro e posso la terra. Allora, qui ci sono altre robe. Beh, certo. Sempre in polvere. Ok. Quindi ciao, una o l'altra dovrebbe essere una terra. Se ok. Se prima magari non lo era. Ah. Packaging uguale, quindi non so. Questa è abbastanza usata. Non so se la gente prova tante terre. Forse un e cosa prova di più la gente? Fondotinta, penso. Dai! Boh, io prenderò questa come terra. Dobbiamo passare primer occhi. Qua sono sulla sezione face. Non dove è la sezione non face? Allora, non face ce l'hai. Più in là. Più in qua, quindi dovresti camminare verso dritta. Giù. Non è che vado su qua. Da... Vieni qua. Ok. Di qua. Allora, di qua c'hai alcuni prodotti questo per gli stupido. Occhi. Ci sono anche prodotti viso. Aia. Però hai anche dei prodotti occhi. Prodotti occhi? Beh, alcuni prodotti. Sì. Allora, ok. Cosa hai preso? Vedo una cosa che sbrillucica. Secondo me è una palette occhi. Sento gente che ride dietro. Sento il diluvio fuori. Allora, secondo me è una palette occhi. Questo colore deve essere molto bello perché l'hanno associato di brutto. Ti prego, dimmi che è una palette occhi perché è l'unica cosa di cui sono sicura. No. Sì, secondo me è una palette occhi. Io prenderò questa come palette occhi. Perfetto. Ma secondo me non ha azzeccato niente. Allora, primer occhi. A questo, primer occhi. A questo punto ci rinuncio. Ti dico la zona. È di qua. Di qua. Ok, sì, vai. Ok. Questo è un matitone. Potremmo usarlo anche come primer occhi, volendo. Giulia? Sì, sono qua. Secondo me è un matitone per gli occhi, tipo un ombretto. Aspetta, bella forma. Secondo me potrebbe essere un matitone per gli occhi. Grazie ragazzi dell'aiuto. Non so come ringraziarvi davvero. Vi ho invaso il negozio. Ah, ok. Sì, sì, sì. Okay, secondo me è un matitone per gli occhi che useremo come primer. Non è semplice. Queste secondo me sono matite, cioè sono sicuramente matite. Labbra occhi, chi lo sa. Beh, ho trovato una matita. Faremo che sia una matita occhi. Chissà il colore. Bella domanda, già non so cos'è, quindi figurati. Boh, useremo questa come la prima che ho preso perché tanto andando a testare. Sì, no, non ti cambia altre, niente. Comunque, cioè, no, non potrei cambiare colore, ma alla fine non ha senso. Allora, abbiamo preso primer, ombretti, spero, matita. Adesso ci manca il mascara. Allora, mascara. Se questa è la sezione ho beccato il mascara? Ho beccato il mascara, ragazzi! Sì. Grande! Troppo fortunata. Grande! Grandiosa, ok. Troppo fortunata. Mascara. Questa è anche l'unica certezza dopo gli ombretti di prima. Sì, sporcandoti la mano, le mani. Immaginavo. Aspetta, ti do un Kleenex. Grazie. Praticamente abbiamo preso tutto, ci mancano le labbra. Insomma, tutto, spero. Labbra, allora, adesso cercherò le labbra. Posso andare di là o... Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Vai avanti, vai avanti, vai avanti. Vai avanti, vai avanti. Sei arrivata allo specchio, ma sei arrivata dall'altra parte. Adesso puoi andare a destra o a sinistra. Eccolo, qui c'è un altro stand. Ok. Allora. Oddio, allora, sto cercando uno stick in modo da capire che è un rossetto. Vediamo questo. Pennellino e in spugna. Ma potrebbe essere anche un ombretto liquido in realtà. Mi ha rimesso nel posto. Aspetta. Allora, io devo cercare i rossetti in stick. Quelli che se lo tocco so che è un rossetto. Vieni, vieni avanti. Non mi aiutarvi troppo. Sei arrivato allo stand, prossimo. Potrebbe essere anche un correttore in stick però. Potrebbe essere tutto. Secondo me però ha il profumo di un rossetto. Sa un po' di vaniglia. Ho curato che ci sono rossetti.
Quindi da qualche parte devono esserci le matite, no? Sì, infatti. Qua secondo me sono tutti rossetti. Sì. Solo però. Ah. Ovviamente pensare di poter prendere un colore decente che vada ad abbinarsi al rossetto che ho preso è praticamente impensabile, ma secondo me è una matita. Ma no, secondo me ti è andata ancora bene, dai, sì. Sommato. Allora mi fido. E in, in generale, dicevo. Ah. Ah, dici? Sì. Io credo che abbiamo finito. Togliamo la benda. Olè. Ok, non so. Andiamo sul banco a vedere cosa hai scelto? Non so. Andiamo a vedere che cosa ho scelto. Ok, non avrei mai scelto questo rossetto di questo colore. Non avevo dubbi. Notare. Allora, ok. Questo rossetto che abbiamo preso, che è tipo un vinaccio scuro, un creamful lipstick, ok, che non è neanche opaco, ovviamente. Allora, poi, questa è la matita Labbra. Giusto? Beh, dai, insomma. Beh, il mascara, cioè, oh, l'ho beccato in pieno il mascara, cioè vi giuro che non ho visto niente. Hai le mani neri, l'hai aperto, certo che eri sicura, sì, di... Sì, però, cioè, subito li ho beccati. Sì, ti è andata... Non ci posso credere, ho beccato anche la matita nera. Sì, ho detto... Cioè, no, vi giuro, non ci posso credere. Matitone, anche questo, che si può usare come base occhi, che è pure un colore neutro. Non so come ho fatto, non so. Questa invece è la palette, è molto carina la palette, molto bella, la palette è molto bella, bene bene, wow, prodotti che mi preoccupano di più, so, quindi saranno anche beh, come colore secondo me mi è andata anche bene. Non so se sarà proprio il mio. Allora, liquid velvet, perfezione e opacizza. Beh, io ho la pelle mista, quindi direi che ci siamo. Non so se il colore sarà giusto per me, ma questo sarà il colore che prenderemo. NC15. Io di solito, non so se anche voi avete l'NC, NW. Sì, abbiamo. Ah, ok. Quindi teoricamente il colore è giusto, ma non il sottotono. Cioè la tonalità sì, ma non il sottotono. Però mi è andata benissimo, perché avrei potuto sceglierne uno scurissimo. E quindi... Allora, il primer, grazie all'aiutino, l'abbiamo scelto. E antigrigiore, ok. Questo è effettivamente un blush. No, questo l'avevo preso come blush. E questo, se non ricordo male, tu avevi preso come terra, penso. Non mi ricordo più. Era... Dovrò vedere dal video. Spero di averlo preso come blush. Ho pensato, questo è sicuramente un prodotto cotto, per via che è un bombato, arrotondato, sì. Quindi vedremo. E poi, allora, uno l'ho preso come cipria, che non è una cipria. E uno l'ho preso come terra. Quale dei due ho preso come cipria? Quello ho preso come Io adesso non mi ricordo. Dovrò aspetta. Vedere nel video. Sicuramente nessuno dei due è una cipria. Quindi, o se lo è troppo. Questo è un baked sun powder, ok. Blush. Non ho preso una cipria. Ok, sarà interessante vedere come mi truccherò con uno di questi due prodotti al posto della cipria. Oh, questo dovrebbe essere il correttore. No, vabbè. Lo useremo come correttore. Mostra, inquadra. Non so come uscirò. Illuminante viso. Esatto, eccolo. Ton, ton, ton. La base sarà qualcosa di interessante quando dovremo farla tra poco. Quindi ci vedremo tra poco. Ringrazio ancora i ragazzi della Wycon che mi sono stati d'aiuto. Ciao, grazie, ragazzi, grazie. E andiamo a truccarci, ragazzi. Andiamo a truccarci. Stiamo solo scambiando i tester con i prodotti. Nuovi, insomma, perché ovviamente ho preso i tester e questi sono invece i prodotti nuovi che porteremo a casa. One hour later. Sono tornata a casa e questo è quello che abbiamo acquistato. Carinissimi questi sacchetti Y con tutti rosa. Allora, io sono ancora stupita dal fatto di aver azzeccato, non voglio dire tutto, ma tanto, non me l'aspettavo, ero convinta di, non lo so, di dovermi truccare con un fondotinta scuro, però ci sono comunque delle cose parecchio preoccupanti, come l'illuminante al posto del correttore e il fatto che io non ho preso una cipria, ma ho preso un altro blush e una terra, quindi probabilmente verrò fuori comunque molto più scura della mia carnagione, però tante cosine tipo il matitone occhi, il rossetto, boh, il rossetto era abbastanza semplice da individuare in realtà, avevo soltanto il dubbio che potesse essere un correttore in stick, però la matita occhi nera, cioè non poteva andarmi meglio per quanto riguarda la matita occhi. Ok, primo prodotto è il primer e qui sicuramente il ragazzo dello store mi ha aiutato non poco, perché mi ha praticamente portato nella zona viso. Ho trovato il tone primer base anti grigiore, non è esattamente, io avrei un po' più bisogno di una base anti rossore, però primer è un primer, quindi dai, per questo non ci è andato male. Però è seriamente molto scura.
quindi speriamo sia trasparente una volta stesa, altrimenti Houston we have a problem. No. Un pochino colora, ragazzi, cioè sono un pochino più arancio di quanto dovrei essere a questo punto. Poi per quanto riguarda il fondotinta, io non so come sia possibile che il primo fondotinta che ho toccato è il mio colore, è il 15. Non ho azzeccato il sottotono perché io ho bisogno di un NW15, quindi un sottotono freddo, questo è un NC15, quindi è un sottotono caldo. Ok, non, questo non sarà mai il mio fondotinta preferito al mondo perché è super super liquido. Questo significa che tantissimo prodotto va ad aspirarsi, tipo va ad assorbirsi nella beauty blender, quindi si spreca un attimino di prodotto, ma magari un ottimo fondotinta, non lo so. La coprenza non è tantissima, ma c'è. Non è esattamente della tonalità proprio più giusta per me, ma diciamo che poteva andare peggio. Quello che è andato peggio è il, dov'è? L'illuminante che io ho preso al posto del correttore. E io ero convinta che fosse o un correttore, perché dal, così mi sembrava un correttore, oppure pensavo fosse una base per l'ombretto, invece no. E senza barare lo applicheremo come applicheremo un correttore in questa zona. Purtroppo. Cioè, magari lancerò una moda, adesso tutti applicheranno il correttore. Cioè, tutti applicheranno l'illuminante al posto del correttore. Purtroppo non credo succederà mai. Cosa ho scelto come cipria? Questa devo andarla a vedere, perché Giulia non era sicura se parlassi di una... se ho scelto la terra oppure il blush. Ho preso questo e ho detto, questo è una cipria. Questo in realtà è il Blush Stripes, un fard a tre colori. E noi dovremmo usare questo come cipria. Bene. Pensavo non mi fosse andata male, mi sto quasi ricredendo. Posso andare a prelevare solo la parte più chiara, immagino di non sarebbe barare, quindi andiamo a fare un swirl generico. Beh, forse anche questa potrebbe essere una nuova moda. Stendiamo il blush al posto della cipria. Oh mio Dio, ragazzi, non stendete mai, mai, mai l'illuminante al posto del correttore, perché questo sarebbe risultato. Dall'immagine non ho capito bene, ma ho visto adesso che questo l'avevo preso come blush e poi ci ho azzeccato, ragazzi, e questo come terra. Quindi mi sembra proprio, ritorno indietro a rivedere. Sì, questo come terra, quindi questa è la terra, questo è il blush. Quindi qui ho azzeccato, anche se magari potrebbe essere un pochino troppo scuro per me. Decisamente, decisamente un pochino troppo scuro per me. A questo punto non so se cercare di fare un trucco decente o proprio abbandonarmi all'idea che non succederà. Beh, questo non sarebbe neanche tanto male. Forse un pochino troppo calda per i miei gusti come sottotono per essere una terra. Baked Sun Powder, infatti, ha un effetto abbronzante. Questi decisamente non sono i colori adatti a me, nonostante io fossi convinta che lo siano. Cioè, almeno vedendoli adesso mi sono detta, cavolo, ci ho azzeccato. Non proprio, Nicole, non proprio. Anche se il prodotto è giusto, vedi che alla fine la colorazione non è assolutamente quella giusta. Cerchiamo di mascherare un po' e mettiamola anche sul collo. Come primer mi ricordo che ho scelto questo matitone un po' perlato, forse un po' troppo per i miei gusti, però è un matitone perlato, quindi insomma il trucco per tenerlo lo tiene. L'unica cosa che forse a questo punto si salva è la palette occhi, credo. Sono bellissimi. Io a questo punto ne approfitterei e andrei ad usare bold, perché sono troppo curiosa di vedere questo colore glitterato com'è. Un po' difficile da lavorare perché è un po' agrumi, ma ragazzi, il colore è stupendo secondo me. Questi glitterini molto fallout, ma il colore è stupendo. Allora, io andrei ad applicare un marroncino nella piega. Mi sono ricordata di non aver preso l'eyeliner, cioè ho preso la matita ma non sono andata a scegliere un eyeliner. A questo punto possiamo passare alla matita, che ragazzi, cioè qua ci ho azzeccato in pieno, non so come, ma ho scelto proprio quella nera. Scrive molto bene, devo dire, questa matita. Ho appena realizzato, ragazzi, di aver completamente saltato le sopracciglia. Come ho fatto a saltare le sopracciglia? Voi ci avrete pensato per tutto il tempo, Nicole, prodotti per sopracciglia? Mi sono completamente, completamente dimenticata. L'unica cosa che posso fare per rimediare è quella di usare un ombretto
presente all'interno della palette, in modo da non usare altri prodotti se non quelli che ho acquistato oggi, e quindi faremo così. Prima però il mascara, questo è un altro di quei prodotti che non puoi sbagliare, oddio, avrei l'unico prodotto con cui mi sarei potuta ingannare sarebbe stato un mascara per le sopracciglia, appunto, anche quelli hanno uno scovolino, ma di solito è più piccolino, invece sentendo questo ero sicura che si trattasse di un mascara occhi. Questo con questa pallina mi ricorda un pochino quello di Givenchy, il fenomeno Eyes. Il trucco occhi mi piace, ragazzi, è un trucco che potrei fare per il mio compleanno, anche se al posto della matita sicuramente andrei a stendere un eyeliner liquido a pennarello. Proverei con la spugnetta imbevuta ancora del fondotinta ad andare un po' a smorzare questo blush e questa terra, che sono veramente super 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 scuri. Pennellino angolato e prendo l'unico colore che potrebbe andare bene per le mie sopracciglia, questo, il Passionate, anche se decisamente non è il colore che userei di solito. Mi piacciono quelli più freddi, mentre questo è decisamente un colore caldo. Oh mio Dio, seriamente troppo caldo, ma l'unica cosa che posso fare, sfumandolo molto bene, perché mi sono completamente dimenticata i prodotti per sopracciglia, non so come io abbia fatto, perché non vado mai con una full face in giro, ma senza toccare le sopracciglia, ma proprio mai, cioè non è una cosa che capita. Però stavolta, nell'emozione eccetera, me ne sono completamente dimenticata. Adesso, se non sbaglio, allora qui c'è il rossetto, avevo scelto anche una matita labbra, eccola qui. Anche qui come colore non mi è andata male, è un bel nude, il problema è che è rossetto a non essere nude, quindi sarà decisamente un trucco un po' atipico per me questo. Mi piace molto, peccato che dovremmo coprirla. Onestamente lascerei le labbra così, se non le avessi un po' screpolate le lascerei così perché sono bellissime. Dobbiamo invece rispettare la nostra challenge, sfida, insomma, il nostro video di oggi, la nostra tipologia, e andare ad applicare il Cream Full Lipstick, rossetto cremoso, che non è esattamente una tipologia di rossetto che io sceglierei, e questo non è sicuramente un colore che sceglierei. Però dobbiamo applicarlo. E decisamente, no, non è il colore adatto a me, non lo so, almeno io non mi ci vedo troppo scuro. Fatemi sapere comunque quello che pensate di questo trucco, ho cercato di fare il possibile con quello che mi sono ritrovata ad aver scelto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, spero vi sia piaciuta questa idea, questo video, e vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo questa settimana, non so esattamente, ma penso che caricherò video un lunedì, un mercoledì e un venerdì. Penso che questo video lo vedrete lunedì, quindi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Bacio grande, ciao!